Uscire dalla violenza si può. Per farsi portavoce di questo messaggio è arrivata a Viareggio Lucia Annibali, la 39enne avvocatessa di Pesaro, divenuta, suo malgrado, il simbolo in Italia della lotta al femminicidio. In tantissimi hanno partecipato all'incontro alla Croce Verde, organizzato dalla Casa delle Donne, centro antiviolenza, con il patrocinio del Comune di Viareggio. Una storia drammatica, quella di Lucia, che ha indignato e scosso il paese. Al ritorno a casa, nell'aprile 2013, venne sfregiata dal lancio di acido solforico sul viso da un uomo incappucciato, risultato inviato dal suo ex compagno Luca Varani, condannato a 20 anni in appello. Da un anno Lucia è consigliere giuridico del sottosegretario Maria Elena Boschi in tema di pari opportunità e porta in tutta Italia la battaglia contro ogni tipo di violenza sulle donne. Da fare, in realtà abbiamo fatto tantissimo, penso, in questo anno insieme, anche il Centro Antiviolenza Ersilia ha partecipato insieme a noi ai nostri tavoli, quindi penso che di cose importanti, concrete e efficaci abbiamo fatto tanto. Potranno essere sicuramente implementate, si potrà poi fare sempre di più, questo cade per tutte le cose, però credo che tanto sia stato fatto. Quasi una missione la sua ormai, come racconta nel libro Io ci sono, la mia storia di non amore, sintesi del suo impegno sociale. Ma in realtà quello che ho vissuto è successo ormai 4 anni e mezzo fa, quindi il mio quotidiano si è riempito di tante cose. Adesso da un anno ormai ho questo incarico a fianco della sottosegretaria Boschi alle pari opportunità e quindi è un quotidiano molto pieno anche di cose nuove e diverse insomma dal passato.